Eccoci qua ragazzi, allora facciamo una bella lasagna, due spaghettini con le seppie e via. Vai. Mettiamo a rosolare una cipolla. Fammi Dani. This is the microwave. The coffee may be hot, yeah? Facciamo rosolare una cipollina qua, dobbiamo pulire le nostre seppie, dobbiamo fare la besciamella, cos'è la volta allora, pezzo di burro, pezzotto di burro qua, via. Quagliare, benvenuto Guidino. Faccio misurare una bella cipollina. Adesso attenzione qua, ci serve la crusta. Ragazzi, pian piano, benvenuto Nini. Cose semplici, una bella lasagna e due spaghetti con l'inchiostro di seppia. Però siamo agli inizi Nini e ci vuole un ci vuole tutto un pomeriggio qua. Ho appena finito di lavorare e quindi con molta calma. Bella spruzzata di vino bianco. Occhio per la besciamella. Allora, il burro sta sciogliendo, la fiamma è molto bassa, mi serve la farina. Non so dove ho messo la farina adesso. Siamo poco organizzati. Eccola qua. È venerdì, abbiamo finito di lavorare, siamo un po' così. Saluta la Claudia. Sì, sono sicuro che vi vede. E cavolo, non sta in piedi questo cavolo. Certo. Siamo un po' in discordia, Nini, ma non fa niente. Sta bene. Ha fatto i soldi. Meglio buono così. Allora. La besciamella, spumiamo il vino qua, faccio andare la lasagna, la preparazione della lasagna e poi passo alle seppie. C'è un po' di calma, se ci vuole un bel bicchiere di vino rosso, abbiamo preso il Chianti stasera, questo pomeriggio, e andiamo a scioglierci con un bicchiere di vino perché è stata due settimane pesantissime. E poi c'è il nuovo allenatore del Cagliari, Nini. Viviamo la vita semplice noi, no? Bicchiere di vino, una bella mangiata e ciccio. Andiamo a assaggiare il Chianti. Allora, questo lo chiamano Melini, Chianti riserva, sì. DOCG. Dovrebbe essere buono. Cioè è buono, lo conosco, non è che...
è buono. Ho finito il vino di Sardegna, quindi hanno chiuso le porte, c'è la regione sarda di mezzo, probabilmente lo sai Nini, li compro con Sardinia e-commerce. Ecco qua, io c'ho il bicchiere, scusate, bicchiere della Nutella. Sì, ah, sono cazzate con Claudio, vi diciamo sempre, da 40 anni. Abbiamo bisciato per colpa di cavallo, te lo immagini? No, siamo positivi. Però le parole di Donadoni, che non ha preso il Cagliari perché è troppo tardi, mi fanno preoccupare. Speriamoci lo stesso, dai, speriamoci. Cin cin! Allora, le cipolle stanno assaggiando bene, il fumo sfuma, il vino sfuma. Qui siamo pronti ad aggiungere il latte, mezzo litro di latte, però lo mettiamo pian piano. Facciamo una bella besciamella. Ho preso carne macinata sia di maiale che di manzo, due panetti. Prepariamo. Ecco qua, faccio rosolare bene le cipolle però, prima. Mettiamo anche un pochettino d'aglio. Allora, bisogna stare attenti con la besciamella perché va girata di continuo, non vogliamo farla bruciare. Sì, certo. Poi sono molto, però con Valentino il fratello siamo amici da lo stesso da 35 anni, con Claudio un po' di più, ma con Valentino non bisticciamo mai, ma con Claudio ogni 5 minuti. E cosa gli devo dire? Allora qui aggiungiamo la carne adesso, ragazzi. Ecco qua, cioè mezzo chilo di carne macinata di manzo e mezzo chilo di maiale, via, lo mettiamo dentro. Facciamo rosolare per bene. Non dobbiamo bruciare niente, mi raccomando, dobbiamo stare attenti. Allora, qui un attimino, occhio sempre alla besciamella, anzi battiamo un po'. Bisogna seguirla con attenzione, metterci attenzione. Benvenuta Enza. Oggi si fa una bella lasagna e si fanno poi delle seppie e degli spaghetti col nero di seppia, va bene? Facciamo un po' le cose in ordine, un po' alla volta. Allora, qui ho messo olio d'oliva, poi ci ho messo una cipollina, mezzo bicchiere di vino. Adesso la carne, facciamo colorare la carne pian piano. Fuoco medio basso, basso è meglio se avete il tempo. Brindisi di Sardegna e agli amici, voi che avete pazienza di seguirmi. Ecco qua. Allora, fra un po' dovrò pulire le seppie. Sono un capolavoro, ragazzi, veramente bello. E cerchiamo di salvare la sacchettina per il nero di seppia, giusto? Fare molta attenzione qua, veramente bella, fare con molta calma,
e salvare Nero di Seppia. Ecco qua, c'è tanto inchiostro qui, ecco quella, la sacchetta c'è, bella. Bella grande. Dobbiamo recuperarla perché è veramente una delizia questo. Questo Nero di Seppia. Ecco qua. Un pochino è qui. Mettiamo in un bicchiere, però devo far pian piano perché devo seguire la pasta. La lasagna, la besciamella, facciamo una cosa alla volta, per non fare danni. Ecco qui. Bel profumo la carne, adesso vediamo un po', vediamo proprio, voglio recuperare un po' di collo ragazzi da qua. Lo faccio sempre sotto il rubinetto, logicamente questo lavoro. Voglio. Aspetta, la sacchetta l'ho recuperata. Guardate quanto Nero di Seppia c'è qua. Terribile. Ma non fa. Mettiamo questo. Stare attenti, finiamo la besciamella prima, quindi qua. Potrei averla bruciata perché mi sono distratto, quindi faccio un lavoretto per essere sicuro di non fare fesserie. Ragazzi, mi sono distratto un attimo, ma sono sicuro che non è bruciata, però per evitare, infatti è tutta a posto. Bisogna evitare che una piccola bruciatura rovina tutto. Ecco qua, va bene. Adesso aggiungiamo altro latte. Mescoliamo bene. Ok ragazzi, ci siamo, siamo alla fiamma per le nostre carne, tra un po' aggiungiamo il pomodoro, qui andiamo con la nostra besciamella, piano piano, e poi guardiamo la nostra seppia. Sto cercando di recuperare il nero, il più nero possibile.
troppo. Non è facile. Ecco, qui c'è la testa. Prendiamo la testa. Guardami. Io sto facendo una cosa inusuale perché siccome si è veramente spaccata la... Ma guarda che spettacolo, ragazzi. C'è tanto di pennello inchiostro qua. Però questo nell'interiore dobbiamo buttare. Ecco qua, c'è un po' del corpo qua. Adesso solo bisogna... Io faccio un azzardo oggi. Adesso togliamo la barchetta. Vuole tolta. Ma si dava i canarini al tempo, no? Allora questa avrebbe lavata, ragazzi, però io voglio fare un azzardo. Okay, abbiamo una lì, adesso la seconda. Ecco qua, di nuovo, tagliamo la testa. Riusciamo. Ecco qua, questa è la bellezza. Allora abbiamo due teste e sappiamo questa boccuccia, però occhio all'olio. Daniel, can you come? Can you put down the fire, please, for Papa? Can you put down the fire? Why? Because I got dirty hands, Daniel. This one, number one. Put it lower. That one, the other one. Yeah, turn it. Again, again, and again. That's it. Thank you, Dan. Allora, ragazzi, vediamo un po' se riusciamo a salvare qui. Ecco qua la sacchettina del mio rissetto. Non è facile, non è facile. Per niente. Ecco qua, la barchetta se ne va. Adesso cosa recuperiamo qui? Non lo so neanche io. Si è praticamente spaccata la sacchetta. Allora, puliamola così. Bene. Alla buona. Bene. C'è tanto di quel nero qui, ragazzi, che non so dove andare. Ecco qui. Adesso io sto facendo un azzardo vero e proprio. Oh, scusate, si è spaventato. Perché non vado a pulire le secchie. Non le vado a pulire. State passate nell'acqua, non capiate male, però adesso gli ho rimosso tutta l'interiora, l'ostia, come la chiamate non lo so, che mi lavo le mani. Allora, torniamo un attimino alla lasagna. Ok ragazzi, allora la basciamella sta andando. Ok, ci aggiungiamo una puntina di sale, se voi ce l'avete noce moscata. Ok, io ci metto anche del pepe. Anche sulla carne macinata. Ok, mi raccomando, dovete sempre mischiare e non si deve attaccare al fondo, altrimenti è finito.
sorsino di vino. Ecco qua ragazzi, siamo quasi qui. Sta colorando bene la carne. E possiamo anche aggiungere il pomodoro. Allora, assicuratevi che non ci siano grumi. Ragazzi, eliminate i grumi. Ecco, aggiungiamo il pomodoro. Ecco, aggiungiamo il pomodoro e via. Due scatole di pelati. Un pochino d'acqua e l'altro pelati. Benvenuta Lara, facciamo una lasagna e poi le seppie. Ho fatto una pazzia oggi, qualcuno mi dirà che sono incapace, però non me ne frega niente. Ho pulito le seppie, le ho messe sotto l'acqua in una maniera o nell'altra, quindi che non mi si venga a dire. Poi le ho pulite pian piano, ma non sotto l'acqua, gli ho rimosso tutta l'interiora, la bocca, e mo se sono bagnate, sono inzuppate nel nero di seppia. Quindi io voglio, desidero, cucinarle così. Vediamo che succede. Hi Jackie, welcome, we're making lovely lasagna here. Right, so we're getting ready. I'm gonna put the lid on my sauce. Slowly, slowly, we make some goods here. A glass of wine. But the challenge will be the squid. Let's see what I'm gonna do now. So first of all, I'm gonna transfer my sauce in a clean pot. I will tell you later why. Tomato sauce goes there with a lid, no flame. Keep checking your bechamel, don't make errors. Now the flame is supposed to be very low, very, very low. Okay, guys. Couple of minutes now, we need to let this run for a couple of hours, not minutes. So finish off my bechamel sauce, cook very, very gently, yeah, very gently, guys. And now we think to our cuttlefish, yeah, cuttlefish in a black sauce. Let's see what I can do. We got plenty of wine here to drink, to enjoy, no problem. Slowly, slowly. There we go. Chip of wine. Ah, buonissimo. Allora, ragazzi, diamo un po' di attenzione ancora alla nostra besciamella perché non la dobbiamo rovinare.
abbiamo tutto il tempo che vogliamo, la salsa deve cuocere, possibilmente 2 ore almeno, vediamo un po'. Nel frattempo pensiamo alle seppie, dunque iniziamo a mettere acqua a bollire. Allora, ragazzi, devo inventarmi qualcosa in maniera tale che cucini, che le seppie cuociano. Vogliono tagliate innanzitutto. Allora, prendiamo, se le troviamo, le forbici. Non è facile, non è facile trovare le forbici adatte. Abbiamo le forbici, una sciacquatina, e iniziamo a tagliare la nostra seppia a pezzettini. E così com'è. Va bene, no? Vediamo cosa ne esce fuori. Cioè, qui sto inventando, raga. C'è poco da fare. Guys, I'm making it up as we go along. It's a shame. I don't want to waste the black ink, yeah? So I don't know if it's right what I'm doing, but I just don't care. It's the way I am. It's my kitchen. You do what you want in your kitchen. Oh, I can feel the people complaining. Eh? Don't like that, do you? Right, ragazzi, però questa seppia, questo ho 2 seppie allora. Circa 700 grammi di seppie. Molto belle, fresche. E ho fatto un po' di casino, vabbè, succede, no? Devo fare attenzione quando le stavo pulendo dall'inizio, però oggi è un giorno un po' così. Abbiamo lavorato molto, settimana molto pesante. Un collega è stato male e allora abbiamo dovuto dare una mano in più, ecco. Allora, ecco qua, intanto tiro fuori altri pezzettini che probabilmente non c'entrano niente. Li ho fatti la settimana scorsa, gli spaghetti con le seppie, sono usciti una meraviglia, ragazzi, per quello li voglio mangiare di nuovo. È stato un piatto veramente squisito. Oggi ho preso spaghetti Barilla numero 5. Vediamo dopo cosa ne pensate. Adesso io potrei rosolare con tranquillità il mio polpo nel nero di seppia con olio d'oliva, peperoncino, vediamo un po', bisogna inventarsela proprio. Boh. Non l'ho mai vista fare, quindi voi mi direte che sto facendo fesserie. Però devo sempre tenere un occhio sulla mia besciamella, ragazzi, non dimenticate, non facciamo cazzate. Ecco qua, pezzettoni, non è finito perché cioè, è veramente strepitoso questo nero di seppia, raga, veramente da restare a bocca aperta, dà un sapore alla pasta ben buonissimo. Non ho parole proprio. Così lo sto sprecando, logicamente. Se è mai possibile fare quello che voglio fare. Ok.
ragazzi, allora l'ho fatta a pezzettoni che poi possiamo ancora ridurre logicamente, va bene così. Laviamoci le mani di nuovo. Sempre tornare al punto di partenza, controllare sia il pomodoro che va, cucina pian piano, la nostra besciamella che si addensa, lo faccio andare ancora un pochino, ma il fuoco è veramente quasi spento. Va bene, cari amici, allora qui dovrei avere un pochettino di nero di seppia, ma va bene, guardate cosa ce n'è. Brindisi. Allora, cosa faccio io? Prendo due cipolle, anche una cipolla, la tagliamo. Siamo il fuoco. Siamo quasi, facciamo riscaldare la padella, ragazzi. Non so se avete voglia di stare con me qui in linea, adesso mettiamo un po' di musica. La padella si sta riscaldando. Tagliamo la cipolla qua. E rosoliamo la cipolla. Un po' d'aglio, quasi caldo, adesso ragazzi mio padre era un sommozzatore, pesci li ho sempre mangiati, però non saprei dirvi se quello che sto per fare è corretto, speriamo bene. Bene. Chissà, vero ragazzi, chissà che sto facendo una fesseria, ecco.
l'aglio tagliato, le cipolle pure, olio d'oliva abbondante, ecco, con una bella spruzzata, non abbiate paura, aspettiamo le cipolle, padellina a caldo e facciamo rosolare. Qui di nuovo un colpo d'occhio, la besciamella volendo è anche pronta, perché poi finisce di cuocere con la lasagna in forno, ma io la lascio ancora un po'. Via. Ecco qua, allora dobbiamo pensare alle seppie. Adesso vi faccio rosolare questo, poi cosa si può fare? Ci aggiungiamo un pochino d'olio lì, tanto per iniziare. Non succede niente. Adesso io affetto un paio di pomodori. Quattro pomodori, li andiamo a pulire, a lavare. Ecco qua, non li affettiamo ancora, vediamo un attimino. Adesso io posso già alzare la fiamma lì, via. Vediamo un po' che succede, ragazzi. Stiamo facendo un patatrac? Non lo so. Proviamo. Facciamo così. Più facile. Più facile. Occhio sempre. Occhio sempre alla besciamella. Vediamo il pomodoro. Sta cucinando bene lentamente. Vediamo una gelatina. Una bella gelatina, ragazzi, per assicurarsi che non si attacchi il fondo. Ecco qua, deve cuocere, ci vuole il suo tempo. Ecco qua, molta calma. Dopo aggiungo il basilico, aspettiamo ancora un pochino. Possiamo lasciare anche scoperto per un attimo, non succede niente. Allora, qui, ecco qua, le cipolline rosolano, le cuciniamo da parte, va bene? Ci vuole il peperoncino, eccola. Allora, ragazzi, io metto 4-5 peperoncini piccoli piccoli, via lì. Non distrarre, non ci devo distrarre. Ecco qua, non so cosa ne viene fuori, ragazzi, ma io ci sto provando. È uno spettacolo unico, a me questo nero di seppia mi fa impazzire. Allora qui vediamo la cipollina, un poco medio alto, una spruzzatina di vino, abbiamo il nostro, una lavatina all'aglio. E poi ce lo mettiamo dentro. E si tiene anche per la salsa di pomodoro. E qui ci siamo, la besciamella è praticamente pronta, la lascio ancora proprio un attimino. Tanto il tempo c'è, un brindisi, ragazzi. Ok,
Guys, we are cooking here cuttlefish. Just wonderful recipe here. Okay. I'm gonna chop my tomatoes. Put them in. Scusate. Adesso aggiungo un bicchiere d'acqua, ragazzi. Ecco qui. E facciamo cuocere. Vediamo un po' che succede. Non so se sto facendo una grande fesseria, ragazzi. Speriamo bene. Speriamo bene. Vediamo un po'. Adesso così mettiamo pure un coperchio, possiamo mettere un coperchio, quindi non cucina più. Ecco qua, mettiamoci un coperchio per il momento e occhio qui che non si brucino le cipolle, facciamo colorare bene. Allora, per me dunque la besciamella è pronta, ragazzi, ok. Vedete? Bella densa, spettacolo. Il pomodoro sta cucinando, diamogli il suo tempo. Sempre un brindisino qui. Allora, ragazzi, un po' di pepe in guasto, abbondanza. Ecco qua, quando le mie cipolle sono ben, sono andate, sono un po' appassite, nell'aglio non si deve bruciare, mi raccomando, e le mescoliamo con il nostro sughetto. Abbasso un po' la fiamma lì, ancora un pochino. Qui sta prendendo vita la nostra, vediamo che sia buono, perché non lo so, magari è buona veramente, boh, chissà. Due spaghettini qua, siamo a cavallo, no? Allora, poi c'è quel prezzemolo, logicamente adesso mettiamo del basilico lì nel pomodoro. Ecco qua, abbondanza, ragazzi, un paio di foglie. E mettiamo anche un pochino con le seppie, perché no? E chi mi ferma? Via! Ok? Adesso possiamo mischiare il tutto. Io per un attimo sposto la mia besciamella per fare spazio per altre cose. Ecco, la besciamella è pronta, ragazzi, avete voglia. Adesso qui il pomodoro. Ha bisogno del suo tempo, quindi non forzate la cottura, cioè più resta sul fuoco, più questo ragù esce a meraviglia. Cioè, io parlo anche di 4 ore, però voi fate il possibile.
macchina un'ora per fare una lasagna, eh? Dipende dai gusti, da cosa si voglia mangiare. Right, andiamo a vedere se la mogliettina vuole un bicchiere di vino. Questo inizia a bollire, pian piano, ecco, sta sobbollendo. Ragazzi, va bene, torno subito. Ecco qui, guardate che aspetta quel pomodoro. Cioè andare proprio, non forzate la cottura, per carità. Io torno subito. Benvenuta Valeria, carissima Vali, andiamo a fare la, abbiamo fatto la besciamella qua, una bella bolognese per la lasagna, e qui seppie pazze, le seppie pazze. Poi ti dico. Eccoci qua ragazzi,
Valeria, carissima Lara, facciamo un bel ragù. Cioè, insomma, questi sono tempi lunghi, eh. Io vorrei lasciare le unghie nere per il nero di seppia, eh? Anche se sono sporche. Allora, vorrei lasciare il ragù anche 4 ore, ma insomma, non ho fretta io, eh. Però per fare un video è impossibile. Comunque, qui c'è la besciamella, farina, burro, se volete noce moscata, un po' di sale e pepe. Ed ecco qui il mio azzardo. Allora, come dicevo prima, ho messo un attimino le seppie, sì, sotto l'acqua corrente, però non le ho pulite sotto l'acqua corrente, quindi ho fatto un miscuglio, ho tolto l'interiore, la bocca, tagliate a pezzi e ho risucchiato con un po' di nero d'inchiostro. Questa è una pazzia, però non me ne frega niente. Qui ho rosolato aglio, prezzemolo, cipolla, no scusate, aglio, peperoncino e cipolla con un po' di vino rosso che vado a mischiare. E qui da questa parte c'è il mio vinello rosso che mi tiene compagnia in un venerdì che non vi voglio descrivere perché sono cazzato nero, come si dice, non si dicono le parolacce. Comunque, faccio un brindisi a voi amici, benvenuto Tonino. Tonino, oggi ricette pazze, non me ne frega proprio niente, però c'è il cuore dentro, speriamo che escono buone, magari escono buone. Cin cin! Fuori c'è un sole che è una meraviglia, però siamo sotto Covid e ancora per l'ennesima volta si resta in casa. Allora ragazzi, adesso non so cosa vediate voi, però vi ho sposto la padella del pomodoro, e avvicino un pochino qui a voi quella delle seppie, va bene? Questo vedrà meglio, non so. Spostiamo anche la nostra besciamella che non ormai è fatta. Qui mettiamo un po' d'acqua a bollire, però non ancora. Allora, queste sono rosolate bene, le aggiungiamo, va bene? Così iniziamo a dare dei sapori. Dei sapori. Speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene perché quel nero di seppia a me fa impazzire. A me fa impazzire, non ho parole. È uno spettacolo. Adesso sappiamo che le seppie cucinano in 25 minuti, raga. Ciao Tonino carissimo. Vale, ti piacciono le seppie? Lara? Allora, occhio alla salsina. Se cucina a fuoco quasi spento è meglio, mi raccomando. Non bruciate niente. Qui ci serve un bel contenitore per mettere l'acqua a bollire qua. Giusto? Io voglio azzardare queste mie idee strane di venerdì. Dicevo, un giorno matto, perché ho fatto delle domande per lavoro, non sono andate bene, ecco, ma per motivi stupidi. Vale, a me ha fatto su internet qualche concorso dove ti chiedono di fare numerical reasoning test. Fammi sapere, perché per me è una cosa da pazzi, da pazzi. Se non sono bravo io con i numeri, che ho il titolo di studio che ho, che ne ho un paio, lo sapete, ditemi voi. Ne sono uscito scemo, pazzo, è un cazzotto nero, cazzotto nero sono, che a me mi fanno fare le operazioni. Cioè non è possibile, io non ci sono, insomma, mi hanno distrutto, l'ho fatto ieri ho avuto risultati, è una cosa da pazzi, non vi dico dove l'ho fatta, cosa, non importa, ma è una cosa ridicola, e allora per il fatto che io abbia fallito questo esamino, l'esamino di Poggi Bonzi lo chiamo io, non va avanti la mia domanda per questo posto di lavoro. Che ritenevo importante ed era anche a scadenza però questo lavoro, 2 anni di contratto, cioè non so cosa dirvi ragazzi, sono nero, cin cin, vi voglio bene. Allora, prepariamo una pentola per l'acqua, sono un po' rilento, vero ragazzi? Un po' lento oggi, ma...
Ecco qua, mettiamo l'acqua a bollire, ragazzi, scusate, l'acqua. Ecco qui, una bella pentola d'acqua, ragazzi, senza problemi. Chiudiamo. Allora, controlliamo le nostre seppiette, raga. Certo, forse il coraggio passa a tutto, io non me la prendo così facilmente, però sul momento cacchio, ma non ci, cioè, abbiamo fatto, ma è ridicolo questi esami, cioè ditemi voi, geometra, architetto, incapace a passare un esamino del cacchio. Ti mettono davanti dei diagrammi sulle percentuali. Mi hanno iniziato a chiedere quanto spendono per la cartoleria. Se il primo anno guadagni questo, se per il secondo anno spendi quell'altro. Da fare in 30 secondi. Pazzi! Da denunciare subito. Cioè, no, sono ancora sotto shock. Poi non sono solo, perché ho parlato un grandissimo collega, uno molto più oro di me, mi ha detto "This is a mental exercise for mental people". Simple as that. La gente è pazza. Che se lo ottengono il lavoro. Allucinante, ragazzi, allucinante. Oh, mi sono bruciato. Scusate, faccio un po', chi pensa a questa cosa più mi incazzo. Non fa niente, siamo eroi, giusto raga? I lavoratori non vogliono mai. Qui stiamo facendo subito il sughetto e nel frattempo le nostre seppie cucine, ok? Siamo a buon punto. Adesso dobbiamo dare il tempo materiale. Passiamola qua. Passiamola qua, però vado lì con le mie seppie perché voglio proprio anche un po' di pulizia, non basta mai. Qua. Siamo quello che siamo in cucina, ragazzi, siamo quello che siamo. Allora, torniamo a noi. Il ragù va tranquillo, penso già un'oretta. Lo faccio andare finché proprio finché posso. Non c'è fretta per quello. Siamo alle nostre carissime seppiette. Metto la fiamma alta ora, ragazzi, che non usciamo vivi qua. Altrimenti alle 3 del mattino siamo ancora qui a chiacchierare. Vediamo se riesco a rotare la camera poco. Dovreste vedere. Non è facile, raga, non è facile perché qui non siamo organizzati bene. E vabbè, spostiamo così pian piano, vediamo se riesco un po'. Raga, vi va così? Allora, fuoco, fiamma alta ora. Ma cambiamo un po' musica. Un'altra fissa sardo. E non piace così. Adesso devo iniziare a tritare il prezzemolo, logicamente, ragazzi, eh? Giusto? Speriamo bene, spero di non aver fatto un patatrack. Ok?
Tagliamo il prezzemolo. Ok, la salsina deve cucinare ancora molto ma molto lentamente e uscirà una lasagna strepitosa. Abbiamo il vinello, vero Tonino? Se metti musica che è stata prodotta più di 50 anni fa non ti bloccano, okay? Perché non ci sono i diritti d'autore. Però volendo, cioè fanno, se, dipende cosa metti, va bene Tonino? Cin cin. Allora, sempre col più d'occhio qui, fuoco alto, finché si asciuga il brodino. È uno spettacolo, ragazzi. Questo è un challenge, è veramente una, come si può dire, è una ricetta pazza. 1, 2, 3, tanta acqua abbondante, adesso mettiamo un po' di sale logicamente alle nostre seppie, poco poco, così, poco poco, una spruzzatina di sale minerale, va bene? Facciamolo cuocere pian piano, questi 25 minuti famosi. Ciccio. Adesso io vorrei anche assaggiare, perché non l'ho assaggiata, mettiamoci. Ma ragazzi, no, la cosa è buona, il sapore del mare c'è tutto, te lo dico io. Qui c'è la nostra salsina, stiamo facendo la lasagna per gli ospiti. Allora, questo è un po' tempo. Ragazzi, sapete cosa vi dico? Che è buona veramente questa salsina. Adesso se avessi un po' di estratto di pomodoro, però non so se mi sa che l'ho finito. Mi sa che l'ho finito. Ah no no no! Ecco qua, l'avevo conservato un pochino. Dov'è? Un pochino c'è e lo mettiamo. Che ci vuole. Ragazzi, ma sono buoni veramente, la salsina ha un gusto spettacolare. Oh lolo, oh lolo, oh lolo. Via, un bel po' di estratto di pomodoro. Questa mi sa che è veramente la ricetta della la mia, l'ho inventata al volo, così. Boh, dovrò chiedere in casa, agli amici, se quello che sto facendo è corretto. Boh. Chissà. Ecco qua, che spettacolo ragazzi, che spettacolo. Facciamo cucinare pian piano, faccio evaporare un po' d'acqua logicamente. Ne ho messo un po' troppa d'acqua e vabbè, non fa niente. Ecco, facciamo andare, l'acqua tra un po' inizia a bollire, la lasagna, il ragù deve cucinare, ve l'ho detto, tanto. Sto facendo andare proprio a fuoco basso basso e via. Adesso tagliamo il prezzemolo, giusto ragazzi? Un po' di prezzemolo. Qui, ma ne metto di più. Ne metto di più perché voglio una cosa spettacolare oggi. Ecco qua, abbondanza. Poi, secondo me, ragazzi, ci vediamo anche un po' di scorza di limone. Vabbè, vediamo un po' come ci gira. Ancora no, devo però affettare il limone e scusate, tagliuzzare bene il prezzemolo con un colpo d'occhio qui, ho messo troppa acqua, va bene, piano piano l'assorbe, siamo vicini a quei 25 minuti fatidici, che spettacolo ragazzi, via! Tagliamo la nostra
il nostro prezzemolo, gli do una sciacquatina. Ecco qua. Allora, portiamola. I bambini vogliono una sorpresa ogni giorno, un pezzettino di cioccolato, portiamolo. Eccoci qua ragazzi, dai, ci stiamo andando. C'è questo, c'è un odorino qui spettacolare. Aspetta, qui sta andando pian piano il pomodoro. Non mettiamo fretta nessuno, qualità, un spettacolo. Questa è Maria Carta. Allora raga, cesemo, io vado ancora di nuovo con l'assaggino. Ecco, faccio così, spettacolare raga, è buono veramente. E via, tentiamo il prezzemolo. Bendisino amici cari, my friends, cheers. Cuttlefish with chilies, onions, garlic, plenty pepper, bit of salt. They go with spaghetti. Then I have bolognese sauce and white sauce for the lasagna. Red Italian wine to cheer up. Ok, e via. Allora, prendiamo un pacco di pasta adesso. Opla. Andiamo con paese nostro e tagliamo il nostro prezzemolo, dai. A fare un super fritto. Mi vedete? Non mi vedete? Non lo so raga, non sono in gran forma, abbiate pazienza. Ecco qua, allora tritiamo il prezzemolo. Allora riassumendo, ho preso le due seppie medio grandi, grandette, 700 grammi, le ho messe appena appena sotto l'acqua corrente, poi le ho ripulite dall'interiore a parte, non sotto l'acqua, e poi ho tenuto quel po' di inchiostro che è uscito fuori, le ho pulite bene, tagliate a pezzettoni, ho aggiunto olio d'oliva e le ho fatte rosolare un po' in una certa maniera. Da parte ho rosolato una cipolla, aglio e peperoncino, tanto olio d'oliva. E poi ho mischiato il tutto, 4 pomodori freschi, un pochino di estratto di pomodoro, una tazza d'acqua, sale a un certo punto, ecco siamo lì. Le nostre seppie devono cuocere 25 minuti, non di più, che poi diventano mollicce. Ecco qua, io sto facendo asciugare la salsetta, ho messo un po' troppo d'acqua come ho già detto, però ecco qua, l'acqua bolle e vi do. Adesso facciamo un 200 grammi di pasta, raga. Tanto è per me e per la consorte. Non sei mai sicuro. Ecco. Bellissimo. Ecco qua. La metà. 250 grammi.
li faccio proprio al dente e poi li passiamo lì. Facciamo una cottura a tre quarti. Vediamo cosa esce fuori, se o faccio danno o sarà uno spettacolo. Penso che sia buono. Se la fine. Va bene, allora giriamo un po' la pasta qua. La facciamo al dente, cioè cucina tre quarti e poi possiamo finire la cottura nella salsetta. Oh, sta facendo uno spettacolo, raga. Si sta addensando pian piano. Ciao Tonino, un abbraccio. Tonino, aveva una bella pasta, per una spaghettata, Tonino. Spaghettata la chiamo. Che avete voluto? Il numero 5, spaghetti numero 5, pensavo fossero grossi, invece sono fini fini, non ci capisco più niente. A noi piacciono il numero 3 della barilla, però non ce li avevano. Cin cin. Che buono questo vino. Spettacolare. Bene, occhio, occhio agli spaghetti, facciamo sì che non si attacchino, che cuociano, tanto è giusto, e poi li trasferiamo nella nostra padellina. E ragazzi, il profumo c'è, vediamo un po' il sapore, così sembra buono. Spettacolo. Questa, poi il pomodoro, poi lo chiudo, chiudo mezzo di coperchio e lo lascio proprio a fuoco quasi spento per un bel po', almeno un'ora e mezza ancora, se non due. Cioè, sente il piccante, devo attaccare le batterie.
Allora ci siamo quasi, ragazzi, abbiate pazienza. Ecco qua, dobbiamo collegare la batteria. Ok, e vedo. Adesso siamo a trasferire, spegniamo la qualche cosa, la qualche bolle e trasferiamo la pasta. Sa far casini, ragazzi, sa far casini, abbiate pazienza, la cucina è pulita, eh? Lo so che non si fa, però non me ne frega niente. Okay. Allora, dove stiamo la pasta? Bene. Aggiungiamo un pochino di acqua di cottura e vediamo come va a finire, raga, come va a finire, non lo so. Ecco, un pochino, non troppo, e facciamo andare un paio di minuti. Va bene? Signori miei, va bene? Ho fatto un gran casino oggi. Cosa ne pensate? Boh. Io mi faccio il bicchiere di vino. Voltate quello che volete. Siamo ancora al primo bicchiere in realtà, perché lo bevo a goccini. Ecco qua il pomodoro, vedete, sta prendendo il suo colore, sta cucinando pian piano. Brindisi, amici cari. Ah. Adesso io spegnerei pure l'acqua, quasi cotta, un attimino ancora. Adesso aggiungiamo il prezzemolo, ragazzi, vediamo dove siamo con la salsina, ecco c'è tutto il liquido, ancora la pasta è al dente, va bene? Quindi io aggiungo il prezzemolo. Ecco qua, chiudo, è fatto. Chissà come uscita, giusto raga? Amici miei, ecco qua, adesso la sposto dalla fiamma e lascio riposare un attimino e vediamo un po'. Per me questo è uno spettacolo. Facciamo riposare, ci metto anche un altro pochino di olio d'oliva e non morde mai. Qua freddo, fresco e via, il gioco è fatto. Possiamo anche assaggiare, facciamo un po' raffreddare, deve riposare un attimino, raga, va bene?
lo faccio vedere da vicino, raga, così giudicate voi. Ecco qua, un po' calda. Ecco qua, ragazzi. Questi sono spaghetti a nero di seppia, con le seppie. È un po' fatta a quella maniera, dai. Però dovrebbe essere buono. Peperoncino, cipolle, aglio. Questa è la mia ricetta, ragazzi. Poi la lasagna classica lì, con il ragù che va, continua a sobbollire, la besciamella, e siamo a cavallo. Ti mando un saluto, Mao. Ciao ciao.